Signor Presidente emerito, autorità politiche, militari, religiose, chiarissimi colleghi, stimati collaboratori amministrativi e tecnici, cari studenti, gentili ospiti. La presenza tra noi stamane di un così eminente laureando sarebbe certo occasione per ispirare questo discorso a riflessioni che, prescindendo dalla realtà del nostro Ateneo, riguardassero più in generale la missione della ricerca e della formazione all'alba del XXI secolo. Così facendo, tuttavia, verrei meno alla tradizione che richiede al Rettore, in questa circostanza, una sorta di resoconto alla comunità accademica sullo stato di questa università. Mi permetta allora, signor Presidente, di attenermi a tale tradizione. Quest'Ateneo si appresta, non sa quanto orgoglio mi ispiri dicendolo, a divenire il suo. Mi auguro che quanto sto per dire possa meglio introdurla a una casa accademica che oggi si apre a lei con ammirazione e gratitudine. È pur vero che alcuni dati esterni incidono sulla vita quotidiana di questa casa, di questa istituzione, e non possiamo sottacerli. Sono dati che riguardano l'intero sistema della formazione superiore in Italia e sono purtroppo motivo di preoccupazione. L'Italia rimane fanalino di coda in Europa per gli investimenti pubblici in formazione e in ricerca. Perdiamo a favore di altri paesi molti giovani formati in questo e a spese dei suoi cittadini. Il depauperamento dei ranghi degli studiosi universitari intervenuto negli ultimi anni ha interrotto catene di ricerca e consolidati percorsi formativi. Il diritto allo studio universitario e il livello delle iscrizioni sembrano costantemente a rischio. L'università, da parte sua, ha fatto molto per cambiare in meglio. Ha mutato le sue modalità di funzionamento e di reclutamento e oggi l'unico settore pubblico a essere in buona parte finanziato su base competitiva e a essere sottoposto a stringenti verifiche di rendimento. Ma, come mostra qualche fatto anche recente, non siamo evidentemente riusciti come sistema universitario a ottenere né la fiducia né le risorse che a nostro avviso meritiamo. Andremo avanti, non ci faremo demoralizzare. Non può demoralizzarsi un'università come questa che ha conosciuto e attraversato ben altre crisi economiche e istituzionali, cambiamenti di nessi nazionali, di cornici costituzionali, di intemperie culturali, di paradigmi scientifici. Noi dunque andremo avanti, ma il Paese servirà alla sua ripresa e al ruolo che esso può giocare nel mondo un'università costretta ad avanzare a fatica? Dovremo seriamente ripensare a tutto questo. Per adesso torniamo a quest'Aula. Abbiamo iniziato questa cerimonia con un breve omaggio ai successi dei nostri atleti del CUS. È una novità introdotta l'altro anno che vorremmo si perpetuasse. Serve a sottolineare anzitutto il ruolo che la pratica sportiva riveste nell'esperienza universitaria vissuta in questo Ateneo, ma serve anche a ribadire quei valori che sport, studio e ricerca condividono: impegno, disciplina, spirito di squadra, lealtà nella competizione. Ebbene, il filmato si è concluso, l'avete visto, con l'immagine di una freccia che si configge nel centro del suo bersaglio. Vorrei prendere spunto di lì per formulare una domanda che certo adatta a una giornata come questa. Quali bersagli, quali obiettivi abbiamo centrato nel corso dell'ultimo anno? Per fortuna non sono poche le realizzazioni che potremmo ricordare. Vorrei però indicarne tre dardi andati a segno cui attribuisco particolare importanza. Ognuno di essi, infatti, ha alle spalle un arco che si è teso, un sguardo che si è appuntato al medio-lungo periodo e al contesto nazionale e internazionale. Così, parlando di ciascuna freccia andata a segno, farò qualche cenno al ragionamento e alle circostanze che l'hanno indirizzata. La prima freccia a bersaglio è quella che abbiamo chiamato il piano tematico d'Ateneo. All'inizio dell'anno si è concluso infatti nell'Università di Pavia un esercizio a nostra conoscenza unico nelle università italiane.
Si tratta della definizione condivisa di 5 temi, su ciascuno dei quali un numero significativo di studiosi di questo Ateneo, in totale 453, faranno convergere il loro impegno nei prossimi 3 anni. Le aree individuate sono elencate nella diapositiva. Il processo di individuazione di questi temi, avviato rigorosamente dal basso, ha coinvolto tutto l'Ateneo, utilizzando anche audizioni pubbliche e consulenti internazionali. Ma la salienza dell'iniziativa sta in altri 2 fattori. Il primo è che a questo punto il nostro Ateneo dispone di proposte tematiche visibili da presentare ai propri interlocutori italiani ed esteri, siano altre università o centri di ricerca o aziende. E questo è il presupposto per stabilire cooperazioni proficue. Il secondo fattore innovativo è il carattere interdisciplinare dei temi prescelti. Il numero alla destra di ogni titolo indica i dipartimenti impegnati su ciascun tema e dà un'idea della varietà di approcci da cui quel tema sarà abordato. In effetti, pochi ormai mancano di vedere che il XXI secolo sarà un secolo di ricerca disciplinarmente ibrida. L'interdisciplinarità, però, la vera interdisciplinarità è più spesso predicata che praticata. Certo, lo è meno agevolmente in università monodisciplinari, ma l'Ateneo di Pavia, con i suoi dipartimenti che vanno dalla musicologia alla medicina molecolare, dalla fisica alla giurisprudenza, può ambire a rappresentare un luogo in cui la cospirazione positiva dei diversi saperi diventa realtà e mantiene tutte le sue radiose promesse. La seconda freccia a bersaglio riguarda un progetto da lungo coltivato. Parlo della creazione di un campus della salute all'altezza della storia di questo Ateneo. L'idea fu concepita anni fa durante il rettorato del professor Angiolino Stella. Il Policlinico San Matteo diede incomodato un'area idonea, ma l'avvio della progettazione fece emergere la necessità di un impegno finanziario ben superiore alle prime stime. Erano quindi necessarie nuove risorse. In questa stessa occasione, lo scorso anno, dichiarai perciò che non avremmo potuto procedere nell'iniziativa senza un robusto supporto di altri attori. Sono molto lieto di poter oggi annunciare che una parte importante dei mezzi finanziari saranno messi a disposizione dal governo regionale. Si tratta di 5, forse di 6 milioni. Desidero allora ringraziare quanti hanno creduto in questo progetto, a partire dall'assessore Melazzini, che ne propiziò gli inizi, e desidero soprattutto rendere merito al Presidente di Regione Lombardia per l'interesse e la sollecitudine dimostrati verso questa iniziativa. Egli ha compreso che 8.500 metri quadrati di aule e biblioteche rappresentano un investimento proficuo in futuro, ha percepito la portata strategica di questo investimento. Il campus costituirà tra l'altro un forte magnete internazionale per una facoltà di medicina che quest'anno, a luglio, ha licenziato prima in Italia medici formati in un corso di laurea interamente insegnato in inglese. E tutto ciò offre l'alimento indispensabile a un sistema sanitario regionale considerato a giusto titolo tra i primi in Italia. Con questo importante viatico ci mettiamo in cammino e ciò con tanta più determinazione in quanto siamo persuasi che se la formazione di giovani studenti è la nostra prima missione, la creazione del campus della salute corrisponde anche a un'altra nostra missione. Vedete, quest'anno a settembre il nostro Ateneo ha ospitato un importante convegno sul tema Università e Città. L'ha sponsorizzato la CRUI, vi hanno partecipato esponenti di oltre 60 università italiane e di una dozzina di straniere. Ne è scaturito un protocollo, il protocollo di Pavia, che CRUI e ANCI hanno sottoscritto. Tra i presupposti del protocollo vi è l'affermazione che le università contribuiscono in modo cruciale, questo è l'aggettivo usato, allo sviluppo delle città. Ciò è particolarmente evidente qui a Pavia. Tra punta di aule e laboratori, di edifici e collegi universitari che contribuiscono a renderla attiva e attraente, questa città vive con l'università e non poco dell'università. E, fatemelo dire così, un distretto integrato della scienza e della bellezza, unico in questa città-regione che Milano sta divenendo.
La ristrutturazione di un'emergenza edilizia significativa come il Policlinico, voluto dal premio Nobel Camillo Golgi, è un obbligo dunque che sentiamo verso Pavia, verso la nostra città. Il terzo bersaglio ha per nome una sigla, LM+. Dietro essa c'è un progetto di valore sociale e simbolico fortemente innovativo. LM sta per laurea magistrale, il segno più indica che questo percorso di laurea sarà arricchito da 2 semestri svolti presso aziende o istituzioni convenzionate, italiane o straniere. Questi 2 semestri, di norma retribuiti, saranno intercalati all'altezza degli ultimi 3 del curriculum, sicché questa laurea magistrale durerà solo 1 semestre in più dell'ordinario corso di studi. I candidati saranno selezionati di concerto tra l'università e le realtà ospiti. Il percorso consentirà agli studenti una prima approfondita esperienza di lavoro, ben altrimenti formativa che i brevi stage fin qui praticati. Dall'altro canto, l'azienda o l'istituzione ospite potranno avvalersi dell'apporto di studenti motivati e valutarne le potenzialità in prospettiva di una possibile assunzione. Abbiamo costruito questo schema originale lavorando nelle pieghe di un ordinamento statale che non lo prevede. Ora siamo pronti a lanciare per il 2016 un modello di laurea che potrebbe cambiare il panorama della formazione nel nostro Paese. Vedete nella diapositiva il nome dei corsi di laurea che verranno varati con questa formula nel prossimo anno accademico. Desidero dire che non saremmo riusciti in questa progettazione né riusciremo nella sua implementazione senza l'appoggio di Confindustria Pavia e dei Cavalieri del Lavoro. Ecco allora emergere un altro tema strategico, la collaborazione tra Atenei e imprese. Sia ben chiaro, l'Università rivendica con orgoglio di essere il luogo per eccellenza della produzione e della trasmissione del sapere, ma per ciò stesso essa sente di avere bisogno di un rapporto stretto e vitale con il mondo delle aziende. Siamo consapevoli che di lì possono venire stimoli, risorse e anche qualche lezione. Stamane sono presenti in quest'aula tra noi numerosi imprenditori, esponenti di realtà di diverse dimensioni. Alle mie spalle delle diapositive raccolgono i marchi delle aziende invitate. Mi scuso se ne manca qualcuna, in ogni caso desidero ringraziare tutti i rappresentanti di queste aziende di essere qui. A loro vorrei dire questo. Il rapporto tra noi va ben al di là di un insieme pur ampio di puntuali utilità reciproche. Se il Paese, se l'Unione intendono continuare ad avere nel globo un ruolo importante sotto il profilo economico, culturale, politico, hanno una sola carta vincente in mano. Su di essa sta scritto conoscenza, ricerca, innovazione. È questa carta e questa partita che le imprese e l'università possono giocare insieme. E dalla nostra parte vogliamo avere le istituzioni di Bruxelles, di Roma, di Milano. Al governo italiano in particolare dobbiamo chiedere a una sola voce 2 cose. Primo, che investa di più e più coraggiosamente nella ricerca e nella formazione di capitale umano qualificato. Secondo, che ci liberi dei troppi vincoli normativi che rendono all'università difficile rispondere alle trasformazioni della società e dell'economia contemporanee. Quei vincoli negano, del resto, l'autonomia che i padri costituenti avevano a ragione ritenuto coessenziali ai fini dell'università. Mi sono voluto soffermare su questi 3 punti, è chiaro però che la vita, i successi, i problemi del nostro Ateneo vanno ben oltre questi obiettivi, per quanto densi di significato e di progettualità. Non abbiamo sotto questo profilo degli indicatori sintetici affidabili. Disponiamo ovviamente delle classifiche nazionali e internazionali. Tuttavia, per quanto concerne quelle internazionali, è opinione di molti che esse siano largamente discutibili e non catturino davvero la realtà integrale delle università, come farebbe invece, a mio avviso, il sistema multirank proposto dalla Unione Europea, che speriamo presto di vedere implementato con efficacia.
Non posso dar torto alle critiche di questi colleghi, ma non posso non constatare che quelle classifiche orientano studenti e studiosi, leader politici ed economici di mezzo mondo. Sono dunque contento che anche quelle graduatorie confermino l'Università di Pavia tra le prime università italiane. Quanto alle classifiche fatte nel nostro Paese, esse ci vedono al decimo posto su 61 università statali, secondo il Sole 24 Ore, e al secondo posto tra quelli che il Censis e la Repubblica considera i grandi atenei. Possiamo dunque essere soddisfatti? Forse, ma certo c'è spazio per migliorare. Possiamo avanzare nell'ambito della ricerca per conto di terzi, dove già tuttavia facciamo abbastanza bene. Dobbiamo ottimizzare la nostra offerta formativa ponendoci un problema di numerosità delle classi. Dobbiamo dare maggiore efficienza alla nostra macchina amministrativa e anche qui troviamo nella normativa statale severi vincoli. Insomma, il da fare non manca, lo affronteremo con energia e pazienza. Del resto, le linee più tradizionali di azione danno risultati confortanti. Fruttuosa si sta profilando la partecipazione ai bandi Horizon 2020. Al momento, con numerosi progetti ancora in via di valutazione, registriamo quasi 6 milioni di euro di finanziamenti. Nella diapositiva alle mie spalle vedete che cosa questo significhi in termini di contributo pro capite dei ricercatori a questa attività. Ma vorrei segnalare che i leader di progetto pavesi sono responsabili di ingenti fondi che coinvolgono anche altre università. Lasciatemi citare almeno un progetto del valore di oltre 2.300.000 euro concernente la terapia delle aritmie ereditarie, guidato da una nostra eccellente studiosa. Significativo, ai sensi del tema che ho appena trattato, e che oltre alle 96 borse di dottorato finanziate dall'Ateneo, ulteriori 34 borse siano ogni anno finanziate da soggetti esterni, in realtà non solo aziende. Né va dimenticato che molta attività di ricerca ha trovato ancora una volta nelle fondazioni bancarie, Cariplo, Banca del Monte, Banca Comunitaria, un sostegno indispensabile e generoso. Buone notizie anche sul versante delle relazioni con i paesi esteri. Grazie al programma di internazionalizzazione e al cosiddetto programma Boston, porteremo nelle nostre aule durante l'anno accademico che si è aperto 53 docenti stranieri, di cui solo 34 europei. Quest'anno poi abbiamo raggiunto il nuovo picco di studenti in mobilità Erasmus per studio, quasi 500, e per tirocini, quasi 280. Continuano infine le azioni di sistema su Argentina, USA, Cina, che stanno dando importanti frutti. Dobbiamo però coltivare il gusto e le abilità per l'innovazione anche in dimensioni non tradizionali. Per esempio, ci siamo posti il problema della presenza della nostra università sui social media. Se ci limitiamo a Facebook e Twitter, abbiamo nell'ultimo anno incrementi di questa presenza che stanno tra il 40 e il 45% e ci collochiamo così tra le università italiane più proiettate in questa dimensione. Non solo, abbiamo creato la prima piattaforma per il finanziamento in rete della ricerca prodotta e gestita da un'università. Si chiama Universitiamo e questo crowdfunding, partito meno di un anno fa, ha già generato risorse per oltre 250.000 euro, ma ha soprattutto portato a conoscenza di un vasto pubblico alcune ricerche di pregio fatte a Pavia, dal contrasto alla risorgente tubercolosi agli scavi archeologici in Anatolia. Anche questi aspetti contribuiscono a produrre una realtà e un'immagine del nostro Ateneo come comunità di lavoro che coniuga tradizione e innovazione, che associa la solidità di radici profonde e la ricchezza di fioriture inedite e pregiate. Esse sono permesse anche dall'esistenza a Pavia di un ecosistema eccezionale. Un altro Ateneo, lo IUS, tre istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, un'eccellenza nel campo delle cure oncologiche come il CNAO, un centro internazionalmente riconosciuto sulla sismologia come EOCenter, l'Istituto di Matematica Applicata Enrico Magenes, sezione del CNR dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la Fondazione Maria Corti, ecco un tessuto ad altissima densità di produzione scientifica.
e accanto a ciò vi è l'intensa attività scientifica e culturale dei collegi universitari, pubblici e privati, di antica e nuova storia, quasi 2000 posti in collegio nati da una vicenda che continua da secoli ed è continuata anche quest'anno con l'inaugurazione di una nuova ala del Collegio Volta per oltre 80 nuovi posti. L'Università di Pavia è, senza presunzione, ma anzi con senso profondo del proprio privilegio e della propria responsabilità, al centro di tutto ciò. Penso dunque che oggi possiamo fondatamente manifestare una grande creativa fiducia nei nostri progetti e nella nostra missione. È una missione per essenza pacifica che idealmente dedichiamo non solo ai nostri studenti, ma a tutti i giovani del mondo, perché ne possano fraternamente raccogliere i frutti e fraternamente trasformarli in vite felici. Con questi sentimenti, che so da tutti voi condivisi, dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2015-2016, il 655esimo dall'istituzione dello Studium Generale, il 1191esimo dal capitolare di Lotario. Invito lo studente Lorenzo Flamini a tenere il suo intervento. Presidente emerito Napolitano, magnifico rettore, care studentesse e cari studenti, autorità, professori, ricercatori, dottorandi, personale tecnico-amministrativo, gentili ospiti. È per me un grandissimo onore prestare la mia voce a nome della comunità studentesca pavese in occasione della cerimonia di inaugurazione del 655esimo anno accademico dell'Università di Pavia. In questo intervento vorrei focalizzare l'attenzione di tutti voi sui problemi che affliggono il sistema di formazione superiore in Italia. La situazione dell'università italiana è stata infatti caratterizzata negativamente in questi anni da numerosi tagli e restrizioni agli atenei, da cui è risultato soprattutto danneggiato l'imprescindibile diritto allo studio. Secondo la legge 390 del 1991, basata sui principi fondamentali sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana, lo Stato e le Regioni hanno il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Su queste parole, lo Stato italiano si è incaricato di un compito nobile e umanitario: la tutela del diritto allo studente di intraprendere senza barriere la carriera universitaria, un compito che pare tuttavia arduo da sostenere in un contesto di crisi economica dello Stato italiano. L'esempio più tangibile lo si riscontra nella realtà pavese e nella regione Lombardia. Vorrei essere preciso. Il decreto legislativo 68 del 2012 prevede che tra i sistemi di finanziamento per il diritto allo studio siano presenti, cito, le risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale. Ora, nel 2014 le risorse regionali erano di poco superiori a 4 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento del fondo integrativo statale di circa 19 milioni e 200 mila euro e a fronte del fondo derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio di circa 36 milioni e 700 mila euro. Così, mentre gli studenti, attraverso le tasse universitarie, di fatto provvedevano al finanziamento del loro stesso diritto allo studio, i contributi versati da Regione Lombardia ammontavano solo al 21,5% del fondo integrativo statale.
Questo corrispondeva ad appena la metà di quanto dovuto, in piena violazione del decreto legislativo 68. A questa inadempienza della Regione si sommano le problematiche inerenti all'introduzione del nuovo indicatore ISEE. Esso ha escluso numerosi studenti da benefici economici e residenziali di cui godevano o avrebbero potuto godere fino all'anno precedente. Ciò in uno scenario italiano in cui il fondo integrativo statale rimane insufficiente a garantire la copertura totale delle borse di studio, creando la vergognosa figura dell'idoneo non beneficiario. Peraltro, anche il fondo di finanziamento ordinario per le università si conferma in calo per l'ottavo anno consecutivo, con una riduzione di 87 milioni di euro. Così, i contributi dagli studenti, che in passato erano considerati uno strumento di solidarietà, oggi costituiscono una fonte essenziale di sostentamento del sistema universitario. Infatti, la tassazione media per gli iscritti a un corso di laurea triennale è in Italia di 1.220 euro, contro i 40 euro della Germania, paese in cui la politica di investimento prevede che l'università sia finanziata dalla contribuzione generale. Per questo motivo, 5 anni fa è stata intrapresa un'azione legale contro l'Università di Pavia, affinché la contribuzione studentesca non superasse il 20% rispetto al bilancio generale d'Ateneo. 2 ricorsi sono stati accolti e il terzo lo è stato in modo parziale. Ma con ciò non si è voluto danneggiare l'Università Pavese, bensì evidenziare il grave stato di sottofinanziamento che la legge 133 del 2008 e la legge 240 del 2010 hanno determinato nel tempo. Per le famiglie italiane, infatti, iscrivere i propri figli all'università rappresenta sempre più un costo e non più un investimento. E purtroppo molti giovani, capaci e meritevoli, si trovano costretti a rinunciare alle proprie ambizioni, a una carriera e ad un futuro che forse avrebbero donato al nostro paese. Si tratta di potenziali medici, ingegneri, ricercatori e lavoratori altamente qualificati. Per conseguenza, si è verificato un crollo delle immatricolazioni negli ultimi anni. Secondo i dati pubblicati dal MIUR, nel 2015 il numero di domande a livello nazionale è calato del 7%, ma nelle università del Sud si raggiungono picchi del 40% di iscrizioni in meno rispetto all'anno precedente. Né possiamo dimenticare che siamo il paese con il numero più basso di laureati in Europa. Vi è di più. Il decreto ministeriale 45 del 2013 ha introdotto soglie minime e medie di borse di studio per attivare un corso di dottorato. Le successive linee guida per l'accreditamento dei corsi del 2014 hanno introdotto un vincolo minimo del 75% di copertura delle borse sul totale delle posizioni bandite. Il decreto ministeriale 45 ha portato a un progressivo calo di corsi di dottorato attivati nelle università italiane, pari al 42% in meno dei corsi attivati negli ultimi 2 anni. Inoltre è diminuito del 25% il numero di posti di dottorato banditi, dato che conferma l'Italia tra gli ultimi posti in Europa per il numero di dottorandi. Anche in questo caso il sottofinanziamento fa le sue vittime nel percorso accademico. Nel 2014 solamente il 74% dei posti banditi ha potuto usufruire di una borsa. Un dottorando su 4, di fatto, ha lavorato gratuitamente per le università italiane. In Italia abbiamo poi un sistema di valutazione della qualità della ricerca connesso a un insufficiente sistema di finanziamento dell'università e della ricerca. I parametri e l'uso dei risultati ottenuti dalla VQR sono assai controversi e marginalizzano considerevolmente la didattica, oltre a creare una competizione tale da impoverire la ricerca nel nostro paese. La CRUI e tutte le componenti accademiche hanno risposto con il congelamento della valutazione del quadriennio 2011-2014, con la richiesta al Governo di provvedere a un immediato finanziamento dell'università, della ricerca e del diritto allo studio. Infine, vorrei ricordare che dalla conferenza di settembre Università e Città, promossa dalla conferenza dei rettori, è nato il protocollo di Pavia, siglato dalla CRUI e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ma Pavia, per potersi definire città universitaria, deve avere la necessità di porsi come avanguardia. È fondamentale dunque migliorare l'integrazione logistica e culturale all'interno della città.
Anche dallo Student Social Survey, lavoro particolarmente utile, condotto dal delegato al benessere studentesco, il professor Michele Rostan, emergono alcune esigenze sottolineate già in passato dalla rappresentanza studentesca. Tra queste, la necessità del miglioramento della mobilità. Sono necessari, ad esempio, un servizio di trasporto notturno e una maggiore offerta di trasporti extraurbani. Auspichiamo che, con il protocollo di Pavia, si possa lavorare congiuntamente per il bene della comunità universitaria e cittadina, al fine di migliorare le condizioni materiali degli studenti, abbattendo i costi dei servizi essenziali per la vita quotidiana, valorizzando i frutti, anche dal punto di vista occupazionale, del sapere all'interno del territorio, dando un contributo ai processi di integrazione urbana. L'università è la principale istituzione portatrice di integrazione, in quanto è responsabile della formazione culturale dei cittadini. Di fronte ai fatti di Parigi e al manifestarsi alla pubblica attenzione del terrorismo transnazionale, riteniamo che l'università debba farsi premura del proprio ruolo, quello di informare e di sviluppare nella società una coscienza critica, necessaria al confronto reciproco e al ripudio di strumentalizzazioni politiche che avvelenano il nostro Paese. Oggi è qui presente il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che ringraziamo per non aver mai fatto mancare il dialogo con noi studenti, in particolar modo durante le mobilitazioni degli anni passati, in cui si è dimostrato profondamente sensibile alle istanze studentesche a tutela dell'università pubblica e del diritto allo studio. Rivolgiamo quindi un appello a lei, al magnifico rettore, ai professori, ai ricercatori, ai dottorandi, ai dipendenti della nostra università, alla comunità studentesca, cittadina e accademica, affinché si possa prendere insieme una posizione univoca in difesa del principio costituzionale del diritto allo studio. Tagliare le risorse all'istruzione è un'azione imprudente e pericolosa per il futuro del sistema pubblico di formazione superiore. L'investimento nel sapere è fondamentale per superare le diseguaglianze sociali. L'università è e deve essere intesa come motore economico, sociale e culturale del nostro Paese. A nome di tutti gli studenti, ci impegniamo ad essere partecipi e protagonisti, insieme a voi, di questa azione collettiva, che sicuramente gioverà alle generazioni presenti e future. Come è stato detto, la cooperazione si basa sulla profonda convinzione che nessuno riesca ad arrivare alla meta se non ci arrivano tutti. Grazie per l'ascolto e un sincero augurio di buon anno accademico. Invito ora il professor Mauro Freccero, afferente al Dipartimento di Chimica presso l'Università di Pavia, a tenere la prolusione dal titolo L'interruttore della vita, linguaggio molecolare e DNA a quadrupla elica. Prego. Dovete girare il video. Signor Presidente, magnifico Rettore, autorità, colleghi, carissimi studenti, signore e signori, ho accettato con grande entusiasmo questo invito che mi è stato rivolto dal nostro magnifico Rettore, perché sono convinto che questa possa essere un'occasione unica e preziosa per descrivere forse una di quelle che è tra le più eccitanti e recenti prospettive che la chimica può offrire in ambito delle scienze della vita. L'ambito è sicuramente un ambito interdisciplinare, nel quale la chimica risulta essere legata ad un filo continuo al linguaggio dei cromosomi. Vorrei rivolgermi con particolare enfasi in questo momento agli studenti, che spero numerosi nell'aula del 400, per poter ricordare che insegnare e fare ricerca attiva in ambito chimico voglia dire sostanzialmente comunicare con un linguaggio microscopico, il linguaggio delle molecole,
che di fatto è fatto di riconoscimento e di trasformazione. Ospedale che poi è stato dato. Convincervi che il termine linguaggio molecolare presente nel titolo di questa prolusione è di fatto sinonimo di chimica non dovrebbe essere molto difficile e cercherò di convincervi di ciò con la prossima diapositiva. Ogni linguaggio verbale è sostanzialmente basato su simboli, ne abbiamo una ventina nel nostro alfabeto, e le lettere della chimica sono di fatto gli atomi e sono organizzate nel sistema periodico. Tutti noi, anche coloro che non hanno la fortuna di una cultura scientifica, conoscono il sistema periodico grazie all'opera omonima di Primo Levi. Le lettere di un alfabeto devono essere per forza organizzate attraverso regole grammaticali per costruire parole, e gli atomi possono essere combinati con regole, le regole del legame chimico, per costruire delle molecole. Le molecole di fatto sono le parole del linguaggio molecolare. Se vogliamo esprimere un concetto, trasmettere un'informazione, le parole non bastano, dobbiamo combinarle attraverso le regole della sintassi, in frasi, in paragrafi, capitoli. In modo del tutto analogo, una molecola non è sufficiente a descrivere una trasformazione, un fenomeno. Abbiamo bisogno di descrivere un'interazione di molecole. E da un punto di vista del linguaggio molecolare, la sintassi è fatta da riconoscimento reciproco delle molecole e di trasformazione. Questa trasformazione può generare molecole molto complesse, delle supermolecole funzionali, cioè molecole capaci di dettare una funzione. Spesso da un punto di vista biologico queste molecole hanno struttura ripetitiva, struttura polimerica. Per convincervi che il linguaggio molecolare descrive dei fenomeni micro e macroscopici di fatto che circondano la nostra vita quotidiana, vi mostrerò ora un brevissimo video nel quale di fatto la trasformazione della materia è descritta dal linguaggio semplice ed efficace delle equazioni chimiche. In questo video ci saranno tre trasformazioni distinte, ognuna delle quali è associata ad una equazione chimica. Vi sembrerà un formalismo freddo, in realtà ogni chimico riconosce la trasformazione e l'associa a questo linguaggio. Questo primo video rappresenta di fatto la trasformazione di ioni argento in una soluzione, costruendo di fatto un albero fatto di argento metallico. L'accrescimento dei cristalli in questo caso è accelerato di 60 volte per apprezzare le forme. Quest'altro invece è la formazione di un cappotto di rame metallico che si forma intorno ad una barra metallica e lentamente, grazie al peso, si distacca dalla barra metallica. Quest'altro invece è la formazione, la fioritura di una serie di foglie metalliche, questa volta di piombo, su una superficie metallica di altro tipo. Se aumentiamo l'ingrandimento di queste immagini, osserviamo che possiamo apprezzare una grande simmetria e, perché no, un'eleganza delle forme che sembrano in alcuni casi potersi avvicinare a un'opera d'arte. Ora, il linguaggio molecolare attraverso il quale le molecole si riconoscono e comunicano può diventare estremamente articolato e questo aspetto di fatto è dettato dalla complessità strutturale delle molecole. In questo contesto il DNA è senza dubbio l'esempio più efficiente ed efficace di come il linguaggio molecolare possa evolvere da un punto di vista estremamente semplice, descrittivo, come i fenomeni che vi ho appena fatto vedere, ad un linguaggio funzionale, ovvero un linguaggio teso a costruire un'azione in ambito microscopico. Il linguaggio del DNA è estremamente efficace ad accumulare l'informazione, tuttavia anche quando noi leggiamo un libro di testo dobbiamo estrarre questa informazione, farla migrare, renderla fruibile all'utente. In modo del tutto analogo l'informazione del DNA deve migrare all'esterno di un nucleo in una forma più appropriata ed eventualmente trasformarsi ad opera di un processo di traduzione in un'istruzione operativa, in un manuale delle istruzioni che descrive l'attività catalitica delle proteine che supportano la vita cellulare.
In ambito chimico l'attenzione scientifica per il linguaggio del DNA non è mai stata così elevata come oggi. All'inizio della produzione sottolineavo come questo è un momento particolare, eccezionale, proprio perché il premio della chimica quest'anno è stato assegnato a tre ricercatori, Lindahl, Modric e Sanjar, sostanzialmente per gli loro studi meccanicistici relativi alla riparazione del DNA. È interessante osservare che da un punto di vista nazionale questa notizia sia stata ripresa nei principali quotidiani, per esempio nel Corriere della Sera dal giornalista Virtuani, in questo modo: Nobel per la chimica, vincono i meccanici del DNA. Sicuramente non è una traduzione letteraria, ma è sicuramente letterale, ma è sicuramente una traduzione efficace da un punto di vista etimologico, perché nel momento in cui pensiamo ad un meccanismo, questo, visto che deve operare sul DNA, deve per forza essere un meccanismo submicroscopico e quindi deve essere per forza un meccanismo molecolare. Infatti è proprio questo, è su questo aspetto che vorrei attrarre la vostra attenzione. Le molecole in realtà sono utili soprattutto quando fanno una funzione e quando sono in grado di eseguire una funzione su un comando, sono degli strumenti che risultano insostituibili nel controllo dell'espressione dei geni, quindi nella nostra vita. Questa immagine tutti i presenti sono in grado di comprenderla, dalle scuole elementari che associamo questa forma alla doppia elica del DNA. Sappiamo che questa doppia elica è tenuta insieme da quattro basi azotate che sono sostanzialmente hanno una capacità di riconoscersi vicendevolmente attraverso un legame chimico noto come legame idrogeno. La guanina tra queste quattro è una base estremamente particolare e rispetto alle altre tre ha una proprietà che le altre non hanno, ovvero è autocomplementare, ovvero è capace di riconoscere altre molecole identiche e organizzarsi in strutture planari come questa dove sono contenuti quattro piani di guanine. Ora, ci è sempre stato raccontato che il DNA ha la forma di una doppia elica. Oggi smonterò in parte questa vostra convinzione dimostrandovi che esistono anche altre strutture secondarie, non perché meno importanti, ma solamente perché meno diffuse. Una tra tutte, forse una delle più importanti, almeno per quel che riguarda l'attenzione che sta ricevendo da parte della comunità scientifica, è il DNA quadrupla elica. Il DNA quadrupla elica in realtà lo possiamo formare in maniera reversibile, veloce ed efficace in un DNA doppia elica che è particolarmente ricco di guanine, quelle basi speciali che sono in grado di riconoscersi. Vedete chiaramente nella forma statica della diapositiva che esistono quattro eliche in questa struttura e in quella dinamica potete apprezzare alcune complessità strutturali di questa elica. E la cosa importante da osservare è che la quadrupla elica è tenuta insieme da questi piani paralleli che stanno al centro della quadrupla elica attraverso queste interazioni da legami ad idrogeno. L'aspetto più eccitante della quadrupla elica è che in realtà nel nostro genoma umano esistono quasi 400.000 sequenze che possono ripiegare a quadrupla elica. Siamo pieni zeppi di quadruple in altri termini. Oggi sappiamo che si formano in diverse parti del nostro genoma, in particolare dei cromosomi, per esempio all'estremità, in una zona chiamata telomeri, o all'interno, in una zona chiamata promotori dei geni. Vorrei farvi osservare che i telomeri sono considerati l'orologio biologico della riproduzione cellulare perché sono in grado di contare il numero delle replicazioni. I promotori degli oncogeni, d'altra parte, sono quelle porzioni del gene che contengono l'informazione che verrà trascritta per il funzionamento cellulare. E quindi è interessante osservare che la quadrupla elica non si trova mai né nelle zone codificanti dove c'è l'informazione, ma nelle sue immediate vicinanze. Un tempo questa zona veniva chiamata junk DNA, ovvero DNA spazzatura. Oggi sappiamo benissimo che non è inutile e questa presenza continua delle quadruple vicino a zone così importanti con attività regolatoria suggerisce che la quadrupla ha un ruolo sistematico nel regolare l'attività dei geni.
Per comprendere nei dettagli il ruolo regolatorio della quadrupla è importante ricordare un aspetto che la DNA doppia elica può ripiegare a quadrupla elica e la quadrupla elica può svolgersi in maniera reversibile in modo dinamico. Questo modellino vi ricorda appunto la mobilità del DNA e della possibilità di trasformarlo in quadrupla elica. È importante osservare che questo equilibrio tra doppia elica e quadrupla elica è fortemente influenzato da fattori interni del DNA e da fattori esterni del medesimo. Quali sono i fattori interni? Beh, è abbastanza semplice, vi ho appena detto prima che le quadruplex sono tenute insieme dalla presenza di guanine. Se sostituiamo una o più di queste guanine, cioè facciamo quelle che sono delle mutazioni del DNA, noi di fatto destabilizziamo la quadrupla e quindi spostiamo questa quadrupla elica verso la doppia. Possiamo fare l'operazione inversa, ovvero forzare la formazione della quadrupla elica usando delle molecole, dei leganti selettivi che sono in grado di legarsi in maniera selettiva alla quadrupla. Questi leganti possono essere di origine naturale, di solito sono proteine, o possono essere delle molecole costruite dai chimici ex novo attraverso un processo noto agli addetti come sintesi organica. Quindi ricordatevi questa affermazione, a noi interessa, per le applicazioni che vi descriverò tra poco, forzare la formazione della quadrupla elica. Perché è così importante stabilizzare questa quadrupla elica in alcuni contesti? Beh, immaginiamo in modo un po' semplicistico di rappresentare la macchina molecolare che legge l'informazione del gene come un omino che deve camminare sul gene. L'omino però è costretto a camminare su un singolo filamento per poter leggere e trascrivere l'informazione. Se lungo un singolo filamento si viene a creare una quadrupla, che è un ostacolo strutturale alla macchina molecolare di lettura dell'informazione, la macchina molecolare si ferma, il gene non trascrive più. Cioè, quindi da questo punto di vista la quadrupla, da un punto di vista di strutturale, è un elemento silenziatore del gene, ne rallenta la trascrizione o addirittura la spegne. Chimicamente parlando è di fatto funziona come un interruttore molecolare, cioè un interruttore che accende o spegne la funzionalità del gene. Vorrei soffermarmi su un aspetto che anticipa le proprietà terapeutiche e le possibilità, le opportunità terapeutiche di questa strategia. Capite bene se il gene che sta trascrivendo è un gene cattivo, un gene mutato, noi stiamo scrivendo molte informazioni che possono per esempio supportare lo sviluppo di un tumore, lì la sua ipervascolarizzazione, e qui potrei fare un elenco estremamente ampio. Se noi in qualche modo dall'esterno riusciamo a stabilizzare la formazione della quadrupla elica, ovvero a spostare questo equilibrio usando la freccia blu verso la forma che contiene la quadrupla, e questo vi ricordo, lo possiamo fare dall'esterno con delle molecole che riconoscono la quadrupla e si legano alla quadrupla, noi di fatto costringiamo un gene cattivo a non trascrivere informazioni errate e quindi spegniamo il meccanismo biologicamente pericoloso, per esempio, dell'oncogenesi, ma non solo. Un aspetto importante che è essenziale da comprendere, almeno negli suoi aspetti generali, è che le quadruple, sto improvvisamente utilizzando il plurale perché ce n'è sicuramente più di una, hanno un elemento strutturale comune, cioè questi piani paralleli che contengono le quattro guanine. È comune in tutte le quadruple conosciute. Tuttavia ci sono degli elementi strutturali, per esempio la lunghezza della porzione della catena del DNA, queste anse che ho rappresentato in questa diapositiva, che possono essere diverse da un punto di vista costitutivo, strutturale o topologico. Questo da un punto di vista chimico è di grande importanza perché dà la possibilità al chimico di differenziare le quadruple, ovvero stabilizzarle in maniera selettiva, sceglierle tra un mucchio di quadruple differenti. Arriviamo quindi a definire alcune
potenziali effetti terapeutici del ruolo della quadrupla. Tra le 380.000 sequenze che vi ho citato prima, nel genoma umano, ne abbiamo caratterizzato meno di 100 al momento attuale di quadruple, molte sono localizzate nei promotori degli oncogeni, ovvero quella porzione di gene che trasmette l'informazione errata e supporta la genesi del tumore. Queste tre sono sicuramente le più importanti, le più studiate, e ancora una volta vorrei soffermarmi su un aspetto: che cosa c'è sbagliato all'interno di queste quadruple? Sono di fatto un po' meno stabili di quello che dovrebbero essere, e quindi il gene nel quale loro si trovano è in grado di trascrivere un effetto dannoso. La nostra capacità dall'esterno di stabilizzarle spegnerà completamente o parzialmente, questo dipende dall'abilità del chimico di costruire la molecola esatta, la progressione dell'oncogenesi. Questo è l'unico contesto target terapeutico in cui possiamo investire la nostra conoscenza sulla quadrupla elica, ma all'interno del genoma umano ce n'è un altro molto più recente, molto più stimolante, e riguarda la formazione delle quadruple eliche all'interno del gene modificato, l'HRE, che di fatto controlla la genesi di malattie neurodegenerative come la SLA, la demenza frontotemporale e in alcuni casi anche l'Alzheimer. Quindi abbiamo tante quadruple all'interno del nostro genoma e le possiamo usare come interruttori molecolari. Vorrei sottolineare un aspetto: la quadrupla elica è un elemento strutturale che sostanzialmente è conservato nel genoma di tutti gli esseri viventi, nessuno ne è escluso. I batteri contengono quadruple, persino i virus contengono quadruple. Questo ci tengo particolarmente a sottolinearlo perché è un progetto altamente interdisciplinare in cui siamo coinvolti e nel quale abbiamo evidenziato la presenza di quattro diverse quadruple all'interno del genoma del virus dell'HIV, che è responsabile della patologia dell'AIDS. E la cosa straordinaria da questo punto di vista è che la stessa strategia che abbiamo usato per stabilizzare le quadruple all'interno degli oncogeni può funzionare e funziona efficacemente per stabilizzare le quadruple all'interno del genoma del virus. Qual è l'effetto? Nel primo caso silenziavamo il gene dell'oncogenesi, in questo caso silenziamo la replicazione del virus nel meccanismo ospite. Straordinarie opportunità si aprono per quel che riguarda la quadrupla. Chiaramente esiste, oserei dire, questo perdonatemelo, è una visione di parte, una prateria di opportunità da un punto di vista terapeutico che possiamo usare riconoscendo le quadruple, ma visto che da questo punto di vista costruire molecole che riconoscano le quadruple e permetterci di controllarle nella topologia e nella loro stabilità, usando molecole sostanzialmente non necessariamente di origine naturale, è quello che potrei definire con coraggio un approccio chimico, un nuovo approccio chimico alla terapia genica. I chimici sono costruttori di molecole, sono ingegneri molecolari e quindi possono addizionare proprietà funzionali a questi leganti per le quadruple. Per esempio, possiamo trasformarli in lampadine submicroscopiche che si accendono solo dopo aver riconosciuto la presenza della quadrupla all'interno del nucleo. Qui quella macchia blu che vedete è il nucleo di una cellula e quei puntini rossi sono i punti, le zone in cui è stata evidenziata una quadrupla. Guardate, di fianco vi ho riportato anche due geni, due cromosomi, e notate che all'interno di questi cromosomi si accendono le estremità dei cromosomi. Lo sappiamo, sui cromosomi, sulle estremità ci sono i telomeri che sono in grado di formare una grande quantità di quadruplex. Quindi è possibile fare anche diagnostica con questo approccio, e diagnostica estremamente precoce. È chiaro quindi che le opportunità sono grandissime, vanno ancora da esplorare, è necessario grande entusiasmo, grande dedizione dei nostri giovani scienziati e, ahimè, nuove risorse.
Anche perché vi vorrei farvi presente che ci sono moltissime zone d'ombra e domande sicuramente irrisolte che riguardano soprattutto alcuni geni mutati nelle malattie neurodegenerative e il ruolo della quadrupla elica all'interno di queste zone dei geni non è stato ancora chiarito. Gli aspetti più affascinanti delle quadruple riguardano senz'altro la possibilità di controllare all'interno dei telomeri processi coinvolti nell'invecchiamento cellulare. È possibile rallentare l'invecchiamento cellulare. Una notizia estremamente recente, da un punto di vista scientifico ancora da consolidare, che è emersa negli ultimi 8 mesi, è la possibilità di utilizzare alcune particolari quadruple nel ruolo evolutivo della specie umana o di qualsiasi specie vivente. In altri termini, se la quadrupla è un interruttore, perché no, la natura se l'ha distribuito abbondantemente in così tanti esseri viventi, molto probabilmente potrebbe averlo utilizzato per programmare o preprogrammare l'evoluzione delle specie. In conclusione vorrei sottolineare che come ricercatore chimico profondamente impegnato in questo tipo di ricerca prevedo parecchia chimica nell'orizzonte delle quadruple. Permettetemi, questo non è un giudizio di parte, ma è un suggerimento che deriva dalle continue richieste di colleghi biologi, in particolare virologi e medici, che chiedono di sviluppare strumenti molecolari capaci di riconoscere e modificare le quadruple eliche con elevata selettività. Quindi se il chimico riuscirà a comunicare in un linguaggio estremamente selettivo con le quadruple eliche, avremo molta ricerca interdisciplinare da compiere all'interno di questa area della quadrupla elica. Grazie molto al professor Freccero per questa presentazione molto, molto interessante e soprattutto ancora una volta capace di fare balenare i grandi guadagni in termini di prospettive di vita felice per un'umanità che sappia dare il giusto valore a una scienza amica. Sono lieto e onorato di dare avvio alla cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in economia, politica e istituzioni internazionali al Presidente emerito Senator Giorgio Napolitano. Invito dunque la professoressa Enrica Chiappero Martinetti, ordinario di politica economica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, a pronunciare la laudatio del Presidente emerito Senator Giorgio Napolitano. Prego. Grazie. Presidente emerito, magnifico rettore, autorità, illustri colleghe e colleghi, care studentesse e cari studenti. Ogni tentativo di descrivere compiutamente il profilo e la figura del Presidente emerito Giorgio Napolitano è destinato all'insuccesso di fronte alla statura intellettuale, morale e politica di un uomo che ha alle spalle una così lunga e intensa storia politica. Ha ricoperto i più importanti ruoli istituzionali nel nostro Paese, ha contribuito in modo rilevante al rafforzamento delle istituzioni europee, promuovendo con tenacia l'impegno dell'Italia nel processo di integrazione dell'Unione e reinterpretando l'interesse nazionale in chiave europeista. Nel tempo che mi è stato assegnato, mi limiterò a richiamare solo alcuni dei tratti distintivi che hanno indubbiamente caratterizzato la sua storia politica e i ruoli istituzionali da lei ricoperti nel corso degli anni. Tenuto conto del luogo e della circostanza in cui ci troviamo, vorrei ricollegare questi elementi distintivi alla riflessione intellettuale che ha accompagnato il suo pensiero come studioso della società, delle istituzioni e dell'agire politico ed economico.
In altre parole, è allo studioso Giorgio Napolitano, più che al presidente emerito, che tenterò di rivolgermi. In particolare, vorrei mettere in luce quelli che a mio avviso appaiono essere elementi ricorrenti e distintivi del suo insegnamento, vale a dire l'importanza dello sviluppo economico come mezzo per la fioritura umana e per il bene comune, la politica come strumento indispensabile per la realizzazione di questo fine e conseguentemente la centralità delle istituzioni come elemento fondante di ogni società democratica. Questi elementi accomunano il suo pensiero a quello di altri due autorevoli e prestigiosi laureati honoris causa del nostro Ateneo. Il primo, a lei legato da un sentimento di amicizia e di affinità di pensiero, è Altiero Spinelli, la cui laurea d'onore in scienze politiche fu conferita nel febbraio 1986, pochi mesi prima della sua scomparsa, con la consegna ufficiale del diploma di laurea nelle mani della vedova di Spinelli, Ursula Hirschman, il 12 maggio del 1988. Il secondo è il filosofo ed economista indiano Amartya Sen, premio Nobel per l'economia nel 1998, anch'esso laureato honoris causa in economia, politica e istituzioni internazionali nel giugno 2005. Apparentemente lontano per origine, storia personale e radici culturali, ma in realtà assai vicino a lei nell'attenzione riservata ad alcuni temi centrali, quali il concetto di identità, l'idea di sviluppo e di giustizia sociale. Come lei stesso ha avuto modo di ricordare di recente, il suo interesse nei confronti delle questioni sociali ed economiche, in particolare per la condizione del Mezzogiorno e il profondo divario di sviluppo che ha caratterizzato la storia del nostro Paese, risale ai tempi dei suoi studi universitari in giurisprudenza a Napoli e il suo primo impegno politico era certamente mosso dalla necessità di intervenire per colmare questi divari. Come ci ricorda nella sua lunga intervista, in realtà un dialogo intellettuale, con lo storico Eric Holtzbaum, l'espansione dell'economia italiana, avvenuta tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60, aveva trasformato in maniera profonda il tessuto economico e sociale del nostro Paese. Ma era uno sviluppo contrassegnato da contraddizioni ed squilibri altrettanto profondi, che perpetuavano e aggravavano il divario nord-sud, mettendo in discussione la sostenibilità sociale di quello stesso tipo di sviluppo. È a partire da questi fatti che nei suoi scritti della metà degli anni 70 emerge con chiarezza l'esigenza di pensare a un nuovo tipo di sviluppo economico e sociale. Uno sviluppo fondato su una scala di valori condivisi, pur riconoscendo, in omaggio a Maurice Daube, la difficoltà a coniugare il discorso sui valori con una risposta plausibile ai problemi del funzionamento dell'economia. Non di miti fumosi, ma di idee forza abbiamo bisogno, e tra queste vi è l'idea che un mutamento qualitativo nel processo di sviluppo economico, che corrisponda a necessità e a finalità chiaramente riconosciute, debba essere praticabile e in grado di reggere alle prove di efficienza e di competitività a cui qualsiasi sistema economico è esposto. Possiamo non arrenderci di fronte a una concezione puramente deterministica delle leggi economiche, ma non possiamo trascurare le dinamiche, i vincoli, i condizionamenti che intervengono su scala nazionale e globale, forzando i quali si può pregiudicare la realizzazione degli obiettivi desiderati. Si tratta, nelle sue parole, cito, di riuscire a incorporare esigenze e valori nuovi in una coerente politica di sviluppo, respingendo la contrapposizione tra discorso sui valori e discorso sul funzionamento dell'economia, ma non lasciando il primo sospeso in una sfera puramente ideale e morale. Chiudo la citazione. A quello che veniva definito uno sviluppo comunque tumultuoso e disorganico, che faceva affidamento sugli impulsi spontanei del mercato, con il suo carico di contraddizioni e di elementi speculativi, si voleva contrapporre uno sviluppo guidato nell'interesse della collettività e del bene comune.
uno sviluppo che consentisse il passaggio dell'intera collettività nazionale a un modo di vita superiore, più avanzato civilmente e culturalmente. Quel tipo di sviluppo che lei prefigurava a metà degli anni 70 si fondava su una crescita e una riqualificazione del lavoro, su forme più umane e solidali di vita. Esprimeva un bisogno di cultura, una spinta all'eguaglianza e alla libertà nel senso pieno dell'espressione, una partecipazione da parte dei cittadini come condizione fondamentale per un nuovo governo dell'economia e dello Stato, una maggior solidarietà internazionale. Si trattava, in definitiva, di affermare una nuova politica economica e sociale e, al contempo, una nuova concezione di sviluppo e di progresso. Per riuscirci non era sufficiente ricercare soluzioni tecnicamente corrette. Occorreva impegnarsi in una grande battaglia ideale, culturale e morale, fondata sui principi di libertà e di solidarietà. L'importanza di richiamarsi a una concezione di sviluppo fondata su questi due principi la ritroviamo nel pensiero di Altiero Spinelli, quale binomio inscindibile su cui fondare l'Europa unita. L'idea che si possa coniugare l'economia di mercato a una sensibilità sociale e a un impegno di solidarietà, che si possa costruire, in altre parole, un'economia solidale, era ben presente in Spinelli quando scriveva nei suoi diari: «Lo scopo a cui vogliamo giungere è la creazione di un'uguaglianza di opportunità, affinché tutti possano, partendo da questa base, sviluppare liberamente le loro capacità». Pressoché le stesse parole le ritroviamo a 30 anni di distanza, in una fase storica e in uno scenario globale assai differente, negli scritti di Amartya Sen. In particolare nella sua elaborazione teorica fondata sul principio di eguaglianza di capacità, intesa come uguale libertà delle persone di realizzare i piani di vita che essi intendono perseguire, e nella sua idea di sviluppo come fioritura umana, come crescita di opportunità, come possibilità concreta di realizzare i propri piani di vita e le proprie aspirazioni. I principi di libertà individuale è qui intesa come un preciso impegno sociale, in quanto valore fondante per la società, ma anche quale esito o prodotto sociale dell'azione pubblica. Ciò avviene quando ragioni di solidarietà umana richiedono soddisfacimento di bisogni collettivi fondamentali attraverso l'erogazione di quelli che Spinelli definisce beni pubblici civili. È il caso dell'alimentazione, della sanità, dell'assistenza all'infanzia e alla vecchiaia e, ancor più, dell'educazione pubblica, per spezzare, come scrive Spinelli, il più grave e il più odioso dei privilegi, il privilegio della cultura. L'incapacità di soddisfare questi bisogni non è solo classificabile come condizione di povertà o di miseria, ma è da intendersi come privazione di fatto della libertà individuale. In questa cornice andrebbe dunque intesa e compresa anche la questione migratoria. Il tentativo estremo, spesso drammatico, di sfuggire all'assenza di libertà formale e sostanziale, di poter garantire per sé e per i propri figli un presente decente e un futuro possibile. Uno sviluppo fondato sulla libertà chiama inevitabilmente in causa questioni distributive e possibili conflitti che possono sorgere nel momento in cui si contrappongono ragioni di efficienza a ragioni di equità. Il rischio di un conflitto è tanto maggiore quanto più gli individui perseguono puramente il proprio interesse egoistico e personale. Tuttavia, come ci ricorda Sen, cito, se gli individui, come persone sociali, hanno valori e obiettivi di più vasta portata, che includono la comprensione per gli altri e un impegno verso norme etiche, allora la promozione della giustizia sociale non dovrà necessariamente fronteggiare un'incessante opposizione ad ogni cambiamento.
Si tratta cioè, come suggeriva Albert Hirschman, di rimettere in gioco quelle passioni e quei valori che sono stati estromessi dalla sfera motivazionale dell'azione economica. E lungo questa linea, fondata sui valori morali di libertà e di solidarietà, che si è principalmente concentrato il suo pensiero. Ed è lungo questa linea che vanno letti i suoi fermi e ripetuti richiami ad affrontare strutturalmente i divari territoriali mai risolti nel nostro Paese, a non trascurare le disuguaglianze crescenti a livello globale e le conseguenze che queste stanno producendo anche sul fronte della questione migratoria e della pace sociale in Europa, a ricercare per questi problemi soluzioni umanitarie condivise e coordinate a livello europeo. Questi valori, come lei ebbe modo di sottolineare all'Accademia dei Lincei in un intervento dello scorso anno, non dovrebbero conoscere confini di parte e la loro condivisione dovrebbe, anzi, facilitare il dialogo e le opportune intese tra forze diverse su questioni di interesse generale in nome e non retoricamente del bene comune. La realizzazione di un'idea di sviluppo non solo economico ma anche umano e dei valori che la sorreggono richiede metodo, pazienza, volontà e un'incisiva e lungimirante azione politica. Elementi non comuni in un momento storico come quello attuale in cui sembrano prevalere azioni politiche orientate ad ottenere consensi immediati rispetto a progetti ideali da realizzare in una prospettiva temporale di più lungo periodo. Come viene rimarcato nel suo libro su Altiero Spinelli e l'Europa, il progetto che nasceva a Ventotene nel 1941 era molto di più di un freddo disegno istituzionale. Era una proposta di ricostruzione morale, economica e sociale. Spinelli, insieme a Luigi Einaudi, anch'egli nostro laureato honoris causa nel 1955, e a Mario Albertini, docente presso la nostra facoltà dal 1959 al 1996, non ha svolto solo un ruolo fondamentale nel predisporre quelle idee. Ha giocato un ruolo altrettanto e forse ancora più importante nel paziente e costante tentativo di disseminarle, di farle diventare base comune di pensiero e di azione attraverso il Movimento Federalista Europeo, che rappresentò il principale strumento politico e culturale per la propagazione di quelle idee. Uomo votato ad una sola causa, come lei lo definisce, l'azione politica di Spinelli era l'esito di un singolare intreccio tra pragmatismo e utopismo. L'utopia del grande progetto federalista per un'Europa unita si coniugava con la consapevolezza e la concretezza di dover procedere per passi successivi, lungo un cammino complesso e faticoso, fatto di avvicinamenti, rallentamenti e allontanamenti rispetto alla meta da raggiungere, ricercando ogni volta alleanze e forme di sostegno, accettando compromessi e naturalmente anche sconfitte. Come molti teorici della giustizia distributiva sostengono, a partire da due maestri legati al nostro Ateneo, come Salvatore Veca e Amartya Sen, la distanza tra ciò che è idealmente auspicabile e ciò che è concretamente realizzabile non deve essere inteso come elemento di debolezza di una teoria, ma, nelle parole di Sen, come la possibilità di trovare un'intesa fondata sulla ragione, su come ridurre l'ingiustizia, nonostante le nostre diverse idee sullo stato ideale delle cose. Ispirarsi ad un ideale alto, ma non richiudersi dentro i suoi confini, confrontarsi con la realtà e saper adattare, laddove necessario, il proprio ideale alle trasformazioni della società, sono questi alcuni dei tratti distintivi che caratterizzano l'intera sua storia e il suo pensiero. Questo appare con particolare evidenza se si guarda al suo costante e convinto impegno europeista,
a partire dall'ambizione di unire le forze della sinistra in Europa e fino al continuo richiamo a rilanciare e a rafforzare il processo di integrazione europea nei giorni più recenti. Un visionario, un costruttore, un combattente e un predicatore della causa europea. Così lei è stato di recente definito da Marco Valbruzzi a sottolineare il fatto che, come Spinelli, si è lasciato guidare dai valori di pace, democrazia, libertà e solidarietà che sorreggono l'ideale europeo e ha saputo difenderli. Ma ha egualmente compreso che la realizzazione di questo ideale richiede tenacia e un continuo adattamento degli strumenti, delle azioni e delle ambizioni in relazione alle fasi e alle contingenze che si attraversano. Indubbiamente la fase che attraversano oggi tanto l'Italia quanto l'Europa non è fra le più favorevoli. Le fragilità e le difficoltà sul piano sociale ed economico che registra oggi il nostro Paese non sono interamente o esclusivamente attribuibili agli sconvolgimenti prodotti dalla crisi economica e finanziaria globale, da cui forse solo ora stiamo lentamente uscendo. Hanno radici più antiche e profonde, sono il frutto di divari strutturali che, come lei ci ricorda, a noi spettava affrontare da tempo. La crisi recente ha rafforzato questo divario tra nord e sud, le diseguaglianze sono tornate a crescere, sono riemerse forme di povertà estrema e di esclusione sociale che credevamo ormai scomparse. La disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli insostenibili e il suo perdurare rende impossibile ogni legittima aspirazione dei giovani a progredire rispetto alle generazioni precedenti, come è avvenuto in passato. Sul piano europeo si sono fatte più marcate le divisioni esistenti sul rapporto tra sovranità nazionale e sovranazionalità. Si pongono nuove resistenze nei confronti del completamento del processo verso l'unità politica, si assumono atteggiamenti di difesa e di chiusura entro confini di identità nazionale e di specificità culturale in contrapposizione ad un'idea di identità comune europea e al valore delle diversità culturali presenti all'interno dell'Europa unita. In queste circostanze vi è un evidente e assoluto bisogno di costruire fiducia. Dare fiducia, come lei scrive nel suo libro dedicato alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, cito, non significa alimentare illusioni, non si dà fiducia e non si suscitano le reazioni necessarie minimizzando o sdrammatizzando i nodi critici della realtà, ma guardandovi con intelligenza e coraggio, il coraggio della speranza, della volontà e dell'impegno. Occorre, in altre parole, che le istituzioni siano pronte a trasformarsi di fronte alle sfide sempre più complesse poste dall'instabilità economica, dai mutamenti sociali e dagli accadimenti internazionali. È una trasformazione che richiede continuità nel cambiamento, come lei ha indicato nell'ultimo messaggio alle istituzioni, alle forze politiche e alla società civile nel dicembre dello scorso anno. Occorre ricercare un equilibrio che preservi i fondamenti delle istituzioni, ma ne favorisca l'innovazione, adattandola al mutato contesto e ai cambiamenti che la società richiede. Per l'Italia tutto questo può avvenire solo e soltanto all'interno del quadro europeo, ritrovando quell'ideale filosofico e morale che aveva guidato Spinelli e che è ben presente nel suo pensiero, quando ci ricorda che dare nuovo impulso ad un percorso che appare ristagnare non è affare solo delle forze politiche, per fondamentale che sia il loro ruolo, è dovere non eludibile delle forze sociali, della cultura, delle istituzioni regionali e locali, dei movimenti associativi. E questo impulso può trovare nei giovani la molla più forte. Leggiamo questo suo invito come un richiamo all'impegno politico e civile da parte di ciascuno di noi, nella difesa di quei valori di libertà e di solidarietà
che hanno ispirato i padri fondatori del nostro Paese e dell'Europa Unita, a contribuire in maniera costruttiva al cambiamento e all'innovazione delle nostre istituzioni, nel rispetto della loro storia e del loro ruolo, a costruire un'identità europea all'interno di una prospettiva di cittadinanza globale. In conclusione, i tre elementi a cui mi sono richiamata, l'economia, la politica, le istituzioni, sono presenti e non a caso nella denominazione della laurea magistrale honoris causa che oggi abbiamo l'onore di conferirle. Per loro stessa natura, questi tre saperi non sono distinti tra loro e tantomeno possono esserlo oggi, nella prospettiva globale in cui ci troviamo ad agire. Come lei, crediamo che una comprensione profonda di questioni sempre più complesse e di sfide sempre più difficili, ma anche di grandi opportunità, richieda una capacità di visione ampia della realtà, una prospettiva critica, non partigiana né miope. Come lei, siamo convinti che il ruolo dell'istruzione non si debba limitare alla sola trasmissione di un sapere accademico. Accanto a questa, e non meno importante, vi è una funzione pedagogica che mira a costruire una coscienza critica nei giovani, a educare e a promuovere una cittadinanza e una responsabilità globale. È dunque anche nostro compito difendere e trasmettere i valori fondanti del vivere comune, l'importanza e il rispetto delle istituzioni, l'impegno per una società più giusta. Per poter far questo occorre avere buoni maestri. Le radici profonde che sorreggono il nostro Ateneo e il terreno fertile che lo ha nutrito nel corso del tempo ci hanno donato molti buoni maestri e i loro insegnamenti, insieme a quello di laureati honoris causa della statura sua, di Altiero Spinelli, di Luigi Einaudi, di Amartya Sen, hanno segnato e continueranno a segnare la nostra strada. E questo per noi è un patrimonio prezioso, da cui molto abbiamo appreso e continuiamo ogni giorno ad apprendere. Lo consegniamo oggi, con fiducia e con rispetto, nelle mani delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Vi sono grata per l'attenzione. Grazie mille. Chiedo ora al professor Giovanni Cordini, nella sua qualità di direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, di dare lettura della motivazione con cui il Consiglio di Dipartimento ha deliberato all'unanimità di conferire la laurea magistrale honoris causa in economia, politica e istituzioni internazionali al Presidente Emerito, Senator Giorgio Napolitano. Signor Presidente Emerito, magnifico Rettore, autorità, colleghi, studenti, personale non docente, signore e signori. Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali si è onorato di chiedere il conferimento della laurea honoris causa in economia, istituzioni e politica internazionale al Presidente Emerito Giorgio Napolitano con la seguente motivazione. Il rilievo e il prestigio della figura di Giorgio Napolitano trascendono le pur importantissime cariche che egli ha rivestito nella sua lunga e intensa carriera di uomo politico. A quella carriera si sono intrecciate, infatti, scelte e testimonianze, riflessioni e aperture che per un verso riflettono aspetti cruciali della storia politica italiana e internazionale del XX secolo. E d'altra parte hanno fatto di lui un protagonista tra i più autorevoli di quella storia. Il carattere unico e al tempo stesso emblematico dell'esperienza politica di Giorgio Napolitano sta in radice in ciò che egli, figlio di un'epoca segnata dalla presenza di sistemi di pensiero politico maestosi, ma anche drammaticamente esigenti, ne ha saputo promuovere l'innovazione coraggiosa e profonda, rigeneratrice delle idee più illuminanti e promettenti connesse a quei sistemi. Giorgio Napolitano
è in particolare tra gli artefici più consapevoli, laboriosi e lungimiranti della trasformazione del Partito Comunista Italiano, cui ha appartenuto dal 1945 allo scioglimento di quel partito. La sua posizione all'interno di quella formazione politica, così importante per la storia del nostro Paese per molti decenni del Novecento, è stata di una lealtà indiscussa, che perciò stesso ha potuto essere e manifestarsi proficuamente critica e finanche polemica. Di tale formazione politica Napolitano ha fatto proprio il progetto e l'impegno intesi allo sviluppo economico, alla riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali, alla promozione di una politica estera di equilibrio, orientandosi via via al superamento di posizioni classiste, settarie e tradizionaliste. Tale superamento avveniva in rapporto dialettico con il contesto politico nazionale e internazionale, ma comportava anche un interno travaglio dichiarato dallo stesso Napolitano con una franchezza che rimarca la sua statura politica e personale, nonché l'importanza del percorso da lui compiuto. Le idee, gli scritti, la militanza di partito, il servizio istituzionale cui Giorgio Napolitano ha dedicato la propria vita sono stati decisivi nel condurre la sinistra italiana verso posizioni di limpido riformismo, convinto europeismo, inequivoca collocazione internazionale. Questa trasformazione dell'area riformista ha a sua volta accompagnato il Paese oltre forme pratiche della politica che pagavano un prezzo troppo elevato al contrasto ideologico e che conferivano alla democrazia italiana connotati incompatibili con il suo armonico svolgimento. Convinto del nesso sempre più vivo fra solidarietà nazionale e prospettiva europea, Giorgio Napolitano non solo ha tratto profitto dall'esperienza diretta al Parlamento europeo nell'assumere successivamente la presidenza della Camera dei Deputati, ma ha affidato le proprie convinzioni circa il ruolo sempre più indispensabile dell'Europa quale soggetto politico a pagine di grande interesse e attualità, come Europa e America dopo il 1989, libro dell'anno 1992, Europa politica, il difficile approdo di un lungo percorso dal 2003, e Altiero Spinelli e l'Europa, libro del 2007. Il convinto impegno politico e culturale di Giorgio Napolitano per il futuro di un'autentica unità europea è tanto più significativo in quanto trova meritoria affinità con il pensiero e l'azione di altri due personalità grandi, quali Luigi Einaudi e Altiero Spinelli, che la nostra facoltà e il nostro dipartimento si onorano di aver insignito della laurea honoris causa. La presenza di Giorgio Napolitano al vertice della Repubblica ha costituito il simbolico coronamento di un cammino individuale e collettivo compiuto non soltanto dalle forze politiche della sinistra riformista, ma dall'intero nostro Paese. Di tale evoluzione, l'opera di Giorgio Napolitano è stata lievito, stimolo, guida. A tutto ciò, il conferimento della laurea magistrale vuole rendere riconoscimento e tributo. Se è vero che è proprio della politica servire progetti condivisi, utili alla migliore vita di ciascuna donna e di ciascun uomo, indicare e percorrere gli itinerari per la realizzazione di quei progetti, vegliare che nel progredire verso di essi il passato si tenga unito al futuro, l'opera di Giorgio Napolitano rappresenta certamente autentico e sapiente dispiegamento della migliore scienza politica. Bravo. A questo punto sono onorato di consegnare il diploma di laurea al Presidente Emerito, Senator Giorgio Napolitano, e con l'imposizione del tocco e la consegna della medaglia teresiana il Presidente diventa parte del corpo accademico dell'Università di Pavia, acquisendo in tal modo i privilegi di Comes Palatinus.
questa è la stessa. Grazie. Posso imporglielo? Ecco perché. Questa è la medaglia teresiana che mi permetterà di mettere al collo. Prego, invito ora il Presidente Emerito a tenere la sua lectio doctoralis dal titolo Europa in crisi, le responsabilità della politica. Prego. Magnifico, se me lo consente vorrei premettere qualche parola allo svolgimento della lezione. Sono, come voi tutti, ancora profondamente scosso dall'offensiva terroristica che sotto la nera bandiera dell'ISIS ha colpito 2 settimane or sono Parigi e la Francia e che minaccia l'Europa. La cerimonia di oggi e la mia lezione sono espressione del nostro comune dovere di non lasciarci fermare e deviare nello svolgimento dei nostri doveri e di una missione, quella dell'unità europea, che sarà d'altronde al centro dell'intervento che sto per pronunciare e che acquista ancor più valenza cruciale proprio in rapporto a una sfida incombente come quella del terrorismo di matrice fondamentalista islamica. Grazie. Magnifico Rettore, illustri componenti del Senato accademico, docenti e ricercatori tutti, cari studenti, autorità, signore e signori. Quel che Pavia, con il suo Ateneo e i suoi collegi, ha rappresentato di eccellente e di peculiare nella lunga storia delle università e dell'educazione in Italia, prima e dopo la nascita dello Stato unitario, e quel che essa ancora rappresenta per il progresso culturale e civile del Paese, mi fa sentire particolarmente onorato nell'accogliere oggi la laurea honoris causa da voi generosamente deliberata. Generosità rinnovata, si voglio dire, nella laudatio della professoressa Chiappero Martinetti, che sinceramente ringrazio, e nella così per me gratificante motivazione. E ancor più onorato mi sento nel veder affiancarsi il mio nome a quelli delle eminenti personalità italiane e straniere che hanno nel tempo ricevuto prima di me questa alta distinzione. Tra essi mi piace ricordare innanzitutto Luigi Einaudi, il più lontano mio predecessore nel mandato settennale di Presidente della Repubblica, ma da me avvertito come particolarmente vicino col suo esempio nell'esercizio del mio impegno in Quirinale. E insieme voglio richiamare i nomi già finora ripetutamente evocati di Altiero Spinelli e Amartya Sen, sui quali mi si consentirà di soffermarmi brevemente per un richiamo e omaggio personale. Ad Altiero Spinelli mi sono intimamente legato da quando cominciai a operare insieme ad altri come testa di ponte, la definizione nei suoi diari,
per la penetrazione delle idee europeiste e federaliste nel Partito Comunista Italiano già nella seconda metà degli anni Sessanta. Dal suo carattere e dalla sua battaglia ho imparato moltissimo, pur avendo egli rappresentato qualcosa di assolutamente unico. Nel corso della sua lunga e travagliata esperienza in carcere e al confino sotto il fascismo, culminata nella grande ideazione del manifesto di Ventotene, aveva rotto col suo partito e non si era legato ad alcun'altra forza politica. Quando tornò libero, Altiero assunse un profilo diverso da quello di chiunque altro. Fu combattente di una sola causa, l'Europa unita, e il suo divenne integralmente un pensiero europeo, un pensare europeo, un agire europeo. Una storia e un profilo irripetibili, quelli di Altiero Spinelli, una lezione e uno stimolo che non hanno perduto nulla della loro forza. Di Amartya Sen, che voi avete giustamente salutato qui come maestro anni or sono, dirò solo del suo interesse e della sua simpatia per l'Italia e per l'Europa, quali mi sono apparse attraverso gli incontri e le conversazioni che me lo hanno fatto via via conoscere. Lo stretto legame che egli stabilì con la famiglia Spinelli si tradusse in autentico legame ideale con la battaglia di Altiero, e un formidabile tramite con l'Italia era già stato per lui rappresentato dal rapporto, da studente prima e da collega poi, al Trinity College di Cambridge, con un italiano d'eccezione, Piero Sraffa. A entrambi, Spinelli e Sen, mi sono riferito nei miei recenti impegnativi interventi pubblici, perché si tratta di riferimenti pertinenti e illuminanti nello sforzo di riflessione storico-culturale che in quest'autunno ho avuto a più riprese occasione di sviluppare attorno ad aspetti cruciali del duplice nesso Italia-Europa ed Europa-mondo. Muovendomi ancora in questo solco, intendo oggi soffermarmi sull'aspetto dei comportamenti delle leadership e delle forze politiche come concause delle contraddizioni e divisioni da cui oggi è stretta l'Unione Europea e come responsabili nello stesso tempo, guardando avanti alle scelte che si impongono per il superamento della crisi e del travaglio in atto. Dalla crisi finanziaria ed economica globale che li ha raggiunti sul finire dello scorso decennio, l'Europa, l'Eurozona e il nostro Paese stanno uscendo grazie a una ripresa sia pure insufficiente e ancora malsicura ma netta. Tuttavia, con le efficaci parole scritte di fronte a quei segni di ripresa da un brillante studioso e commentatore Maurizio Ferrera, possiamo dire che, cito, la terra ha smesso di tremare e l'euro è sopravvissuto al rischio di disintegrazione, ma le crepe restano e soprattutto, prosegue Ferrera, si sono alzati fortissimi venti sul piano politico. I sacrifici imposti durante la crisi e i risentimenti fra popoli e fra governi stanno oggi mettendo a repentaglio la tenuta dell'Unione Europea in quanto comunità di Stati. Fine della citazione. La crisi finanziaria ed economica, passata anche attraverso la convulsa vicenda greca, è dunque sfociata in crisi politica e questa, senza soluzione di continuità, in crisi non solo politica ma ideale, di valori e di principi fondamentali. Fattore scatenante e rivelatore la drammatica impennata della pressione migratoria, dell'afflusso soprattutto di richiedenti asilo. D'altronde già la risposta alle difficoltà delle economie e dei bilanci pubblici che per una fase non breve si era identificata con l'austerità, col corredo, in modo particolare in Italia, di tagli indiscriminati anche alla ricerca e alla formazione, come ci è stato ricordato dal rappresentante degli studenti, ebbene, quella risposta aveva rispecchiato una visione di corto respiro, non lungimirante, alla condizione
e alle prospettive dell'Europa nel contesto mondiale. Le conseguenze di ciò sul piano politico elettorale, in diversi casi clamorose e dirompenti, non si sono fatte attendere. E le più negative reazioni in diversi paesi dell'Unione all'ondata senza precedenti degli arrivi in Europa di stranieri di varia provenienza e condizione hanno reso evidente la portata delle incomprensioni e delle vere e proprie regressioni che covavano in seno all'Europa. Con causa rilevante di queste tensioni e contraddizioni è certamente la mancata percezione da parte delle nostre nazioni del radicale mutamento intervenuto da qualche decennio nel contesto mondiale. In effetti, le nostre nazioni non ne sono state rese consapevoli dai loro governi. E questa la denuncia che levò già nel novembre 2011 al congresso del Partito Socialdemocratico Tedesco Helmut Schmidt in un discorso memorabile per drammaticità e per coraggio politico. Schmidt, alla cui figura ho reso omaggio lunedì ad Amburgo e cui rivolgo qui un commosso e grato pensiero, passò innanzitutto in rassegna i dati comuni a tutte le previsioni che segnalano l'inevitabile perdita di peso dell'Europa nel nuovo contesto mondiale di qui al 2050 sul piano demografico in rapporto al prodotto economico globale e su altri versanti essenziali. Questo significa, egli concluse, che se noi europei vogliamo avere la speranza di mantenere un significato per il mondo, possiamo farlo solo in comune. Infatti, sempre parole di Schmidt, come singoli stati, in quanto Francia, Italia, Germania o in quanto Polonia, Olanda, Danimarca o Grecia, alla fine potremo essere misurati non più in percentuali ma in millesimi. Fine della citazione. Constatazioni e previsioni simili sono negli ultimi anni certamente venute, sia pure con minore crudezza, anche da importanti personalità attualmente al governo in Europa, ad esempio dalla cancelliera tedesca signora Merkel, quasi a fugare ufficialmente il dubbio che in Germania si coltivi una presunzione di eccezionalità o un'illusione di autosufficienza in quanto maggiore Stato e maggiore economia d'Europa. Ma è un fatto che nell'insieme e da troppo tempo non è stata trasmessa attraverso i canali della politica agli strati più larghi dell'opinione pubblica e dell'elettorato nei nostri paesi una realistica presa d'atto di come sia strutturalmente, nel profondo e in prospettiva, cambiato lo status dell'Europa. Per effetto di molteplici eventi storici, confluiti nel più ampio processo di globalizzazione, dobbiamo più che mai parlare, come ha fatto il vecchio cancelliere nel discorso che ho già richiamato, del nostro piccolo continente europeo. Il baricentro dello sviluppo mondiale si è spostato lontano dall'Europa e dall'Atlantico. Abbiamo di fronte nuovi grandi protagonisti economici e mondiali, i paesi emergenti. E i mercati emergenti, come ha di recente rilevato il presidente Draghi, valgono già ora il 60% del prodotto mondiale. A partire dal 2000, tre quarti della crescita mondiale sono dovuti a loro. La metà delle esportazioni dell'area dell'euro va in questi mercati. E se essi registrano in questo momento un rallentamento probabilmente non transitorio, ciò, mi permetto di dire, può preoccupare in generale, ma non attenua per l'Europa i termini della sfida, ardua come non mai, che ci tocca fronteggiare. Sfida di cui sono parte integrante i ritmi della rivoluzione tecnologica, le leggi inesorabili della competitività. In che misura di tutto ciò hanno le nostre classi dirigenti e leadership politiche dato coscienza ai cittadini elettori? Non perché vi si reagisse con spirito rinunciatario, subendo come fatale declino quella che è una
dura partita da combattere, ma perché la si combatta uniti al fine di mantenere come europei un significato per il mondo, pur avendo perduto la condizione privilegiata di cui godevamo, al fine dunque di dare ancora un nostro peculiare contributo alla costruzione di un nuovo sviluppo e ordine mondiale, salvaguardando anche per i nostri paesi, per le nostre società, l'essenziale delle conquiste di civiltà e di benessere via via raggiunte. Purtroppo si è lasciato che si radicassero ampiamente sordità e miopie, quasi un voler tenersi lontani da realtà sgradevoli e allarmanti. Si sono lasciate fermentare reazioni di rigetto e di chiusura, illusioni anacronistiche di conservazione dell'esistente e di prolungamento delle aspettative coltivate nel passato. Sono qui le responsabilità della politica per le debolezze e le ambiguità che l'hanno segnata per anni. Siamo così dinanzi a regressioni nazionalistiche, a insorgenze populistiche, ad estremismi vecchi e nuovi che hanno congiurato nell'oscurare e contrastare la sola autentica necessità storica per l'Europa, coincidente con l'interesse strategico di lungo periodo degli Stati nazionali europei, la necessità cioè di una crescente cooperazione e integrazione e oggi ormai di un vero e proprio salto di qualità verso l'unione politica. Procedere in tale direzione è precisamente la responsabilità in positivo che la politica è chiamata ad assumere. Si tratta di partire da un'agenda fatta di urgenze su cui si affannano e dividono, lo vediamo, le istituzioni dell'Unione, urgenze da sciogliere in un orizzonte più lungo di quello dominante, nel senso di un'effettiva progressione verso forme via via più avanzate di integrazione, soprattutto nell'Eurozona. Su ciascuno dei temi impostici all'ordine del giorno si riproducono tuttavia le stesse posizioni frenanti e le stesse resistenze, ripiegamenti sulla dimensione nazionale, sbarramenti e contrapposizioni di stampo populista. È ciò che sta accadendo sul tema emerso negli ultimi mesi come ineludibile e dirompente, la crisi dei profughi, ed è quel che non deve accadere di fronte al repentino imporsi in queste settimane al centro dell'attenzione e nel modo più drammatico della sfida mondiale del terrorismo, del fanatismo estremo in veste di Stato islamico. Questa sfida e la necessità di fronteggiarla in tutta la sua complessità hanno in questo momento raggiunto un tale spazio nelle ansie dei cittadini e dei governi da sommergere quasi tutte le tematiche e le preoccupazioni precedenti. Ma attenzione, i nodi accumulatisi nella realtà europea e nel governo dell'Europa permangono e non possono restare irrisolti. Parto dunque dalla crisi dei profughi, con cui avremo comunque a lungo da fare i conti. E anche a questo proposito il primo imperativo è portare avanti la nostra visione e costruzione europea, non fare fatali passi indietro. Con la lucidità e l'equilibrio di sempre, Jacques Delors è intervenuto con una dichiarazione del 7 novembre per reagire alle mistificazioni. I profughi sono delle vittime, non delle minacce, gli ha detto, e per sostenere la causa dell'accoglienza e dell'integrazione. Ma lo ha fatto senza contrapporre l'appello per più solidarietà alle preoccupazioni per la sicurezza. E ciò è divenuto cruciale dinanzi all'acuirsi sotto il drammatico urto degli sconvolgenti attacchi del terrorismo a Parigi, della stringente necessità, nella percezione ormai comune a tutti gli europei, di un impegno in prima persona dell'Europa per la sicurezza, impegno per troppo tempo trascurato o delegato ad altri.
De Loro, intervenendo con quella dichiarazione prima del sanguinoso venerdì 13 novembre, ha sottolineato che al fine di garantire il controllo delle nostre frontiere anche rispetto alle incursioni terroristiche occorre non retrocedere verso la scelta inefficace della tutela da parte di ciascuno Stato dei propri confini nazionali, bensì difendere e rafforzare strumenti come l'accordo di Schengen e altri che hanno permesso e possono permetterci ancor più di europeizzare un approccio che coniuga più libertà, la grande conquista della libera circolazione delle persone, e più sicurezza. E questo punto appare cruciale alla luce della drammatica esperienza dell'attacco terroristico a Parigi. Il controllo delle frontiere, come in ciascun paese il controllo del territorio, sono il quadro entro cui poter agire insieme a livello europeo per disinnescare la minaccia del terrorismo che siamo chiamati a contrastare in uno con l'ISIS, con ogni mezzo sul piano internazionale. Il netto riferimento all'accordo di Schengen, che contempla peraltro sospensive imposte dall'emergenza e può consentire altri accorgimenti senza essere stravolto, sta a ribadire la validità di un approccio comune europeo e della salvaguardia di conquiste di libertà da non sacrificare dando la vinta ai nemici dei nostri valori fondanti. E c'è di più. Guardare al mondo d'oggi significa per noi innanzitutto misurarci con afflussi massicci, non solo verso l'Europa, di richiedenti protezione e asilo in fuga da guerre devastanti come quella dilagata oltre ogni previsione in Siria, o da conflitti e persecuzioni in paesi di cronica disgregazione e violenza armata. Ma dobbiamo misurarci anche con un altro fenomeno, quello dell'emergere di una reazione impetuosa da parte delle popolazioni di aree, specie in Africa, che permangono in condizioni di estrema indigenza e di generale degrado. E accanto a esse ci sono invece paesi e continenti nei quali, grazie a trasformazioni profonde, sono in breve tempo uscite dalla povertà centinaia di milioni di persone e si sono avviati nella stessa Africa rilevanti processi di rapido sviluppo. Si sono così accresciute e in modo visibile le disuguaglianze e con esse il senso di insopportabilità e la volontà di evasione da un destino penoso e mortificante. Ciò si traduce in una forte spinta migratoria, sollecitata e sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli e in gran parte diretta verso l'Europa che, nonostante il suo travaglio e il suo minor dinamismo economico, appare ancora terra promessa. Diventa dunque decisivo un rapporto di dialogo chiarificatore, di cooperazione concreta e generosa tra l'Europa e i paesi di provenienza di tale afflusso di migranti economici in cerca di lavoro, effettuando certamente un rigoroso screening tra questi ultimi e quanti giungono nei nostri paesi con evidenti titoli per ottenere l'asilo, operando perché agli arrivi illegali conseguano concordate riammissioni nei paesi di origine, ma si accompagna altresì la creazione, come ha suggerito ancora Delors, di rotte europee di immigrazione legale, entro limiti e con controlli ben definiti. Signore e signori, mi sono soffermato con qualche ampiezza per comprensibili motivi sull'urgenza migratoria, anche nei suoi nessi con l'emergenza sicurezza ora in primo piano, e devo perciò limitarmi al più sommario richiamo ad altri capitoli dell'agenda su cui lavorano le istituzioni dell'Unione. Dall'inizio della crisi finanziaria ed economica che sul finire dello scorso decennio ha investito l'Europa in modo più stringente l'Eurozona, si è percorso un cammino che non ha molto senso continuare a esaminare criticamente, specie per l'approccio intergovernativo che l'ha caratterizzato. Le difficoltà hanno comunque spinto a innovazioni significative sul piano di procedure e discipline di bilancio
concertate e in termini di nuovi obiettivi di completamento dell'Unione economica e monetaria, secondo la definizione adottata nel documento del dicembre 2012 a firma dei quattro presidenti delle istituzioni dell'Unione. Si è nel contempo perseguito un intreccio tra scelte di maggiore flessibilità nell'uso di risorse nazionali per investimenti e crescita e insieme di riforme strutturali volte a rimuovere, e l'Italia ne sa qualcosa, incrostazioni e rigidità istituzionali e sociali che pesano sull'efficacia delle decisioni pubbliche, sulla fluidità dei rapporti di lavoro e sulla competitività. Su quest'ultimo terreno di riforme strutturali l'Italia sta facendo la sua parte con insolita determinazione. Ma è tempo di uscire da ambiguità in Europa, da esitazioni e lentezze nell'andare oltre e mettere pienamente in atto forme di unione più stretta, facendo leva sull'Eurozona. Unione bancaria in tutti i suoi aspetti, attribuzione all'Unione di fiscal capacity, fondo europeo per la disoccupazione, visione integrata della politica europea affidata a un sistema limpido e impegnativo di governance economica. È invece compatibile, nelle stesse direzioni indicate ormai 3 anni fa, continuare con piccoli passi, battute d'arresto, nuove nebulose enunciazioni? Il rischio è concreto, per effetto sempre di quelle posizioni frenanti e resistenze che vengono dalla politica, perché nell'Europa dei 28, in un continente interconnesso come non mai, dall'economia al diritto, la politica è rimasta nazionale. Questa è, a mio avviso, la fonte delle carenze del passato e dell'incertezza del futuro in questa nostra unione in crisi. La politica è rimasta nazionale, nel senso che è stata condizionata in modo determinante in ogni Paese membro dell'Unione da una visione angusta e meschina dell'interesse nazionale e da posizioni demagogiche sfociate nell'antipolitica e nell'antieuropeismo. I cedimenti a queste spinte, la tendenza alle dissimulazioni e al compromesso hanno da anni avuto la meglio e gravemente pesato anche in seno a forze politiche in linea di principio europeistiche. La politica è rimasta frammentata in sempre più asfittici ambiti nazionali e nelle tante singole competizioni politico-elettorali su scala nazionale. Essa è rimasta così sempre meno capace di guidare le decisioni europee e anche solo di raccontarle. Si può in queste condizioni produrre il cambiamento di passo indispensabile, la determinazione necessaria per dare più forza al profilo sovranazionale dell'Unione Europea, delegando nuove e maggiori quote delle sovranità già nazionali alle istanze europee di governo di una sovranità condivisa? Si può giungere finalmente a quella politica comune dell'asilo e dell'immigrazione che le situazioni e prospettive ormai percepite da tutti drammaticamente sollecitano? E si può mettere davvero sui binari giusti, già nel quadro del Trattato di Lisbona, l'avvio di un sistema di sicurezza e difesa comune europea, sempre colpevolmente rimasto allo stato di enunciazione ipocrita, eventualmente anche adottando un'innovazione speciale per dare immediata unitarietà all'impegno europeo contro il terrorismo? E si può dare insieme quell'assertività, quella capacità di proposta e di influenza che ancora manca a una politica estera europea, pur non priva di strumenti istituzionali significativi e attualmente più drammatica ancora, ma
è attualmente più dinamica, ma ancora, ad esempio, malamente stretta tra il perdurante contenzioso con la Russia, scaturito dal coacervo della crisi ucraina, e il solo iniziale ristabilimento di un asse di collaborazione mondiale Europa-America-Russia, il mio interrogativo su cui si può non è retorico. La risposta assai problematica nel tempo presente può darla solo la politica stessa, e non possiamo cavarcela lamentando l'inadeguatezza della leadership europea. Tantomeno può farlo chi di quella leadership e di quella inadeguatezza è stato partecipe. Dobbiamo esercitare certo il diritto a critiche puntuali, ma avere responsabilmente rispetto per quanti di volta in volta operano al vertice delle istituzioni e anche per le strutture che cooperano all'attuazione delle loro decisioni. Facciamo bene attenzione a non alimentare o avallare movimenti populisti, di cui il professor Fabbrini, in una sua accurata analisi, ha analizzato i tratti illiberali e ha denunciato, tra l'altro, l'antielitismo, la demagogica negazione di ogni riconoscimento per tutto quel che non proviene direttamente dal popolo sovrano. La questione vera è quella del rafforzare tutti i canali di partecipazione dei cittadini e di autentica democraticità del processo di formazione delle decisioni europee. Ma a questo fine è necessario superare la condizione attuale di assenza di una sfera pubblica europea che consenta circolazione e confronto delle opinioni su larga scala. È necessaria una effettiva integrazione nella distinzione delle rispettive funzioni tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. È necessario non solo, specie in Italia, il rinnovamento e rilancio ideale e morale dei partiti politici, ma la loro europeizzazione. Naturalmente penso ai partiti che hanno sostenuto fin dall'inizio e successivamente, con l'allargarsi della comunità e dell'Unione, la causa dell'unità e integrazione europea e hanno seriamente contribuito alla costruzione europea. Essi fanno capo ai quattro partiti definitisi europei: il Partito Popolare, il Partito Socialista, il Partito Liberale e quello dei Verdi. Questi però sono rimasti dei contenitori largamente formali, piuttosto amorfi e di scarsa vita attiva. I partiti nazionali ad essi aderenti si sono sempre attenuti nella loro prassi politica elettorale a logiche nazionali, hanno continuato a competere su temi nazionali assai più che sulle scelte europee, hanno dato e danno assai più importanza alle elezioni nazionali e locali che a quelle per il Parlamento europeo. E questo anche perché i partiti europei in quanto tali, debolmente strutturati e legittimati, non sono crogiuoli di coerente elaborazione e caratterizzazione unitaria. Guardiamo ai due maggiori. Nel Partito Popolare, di sicuro retroterra europeista, sono certamente presenti posizioni anche molto avanzate. Ed è, ad esempio, da apprezzarsi fortemente la coraggiosa assunzione di responsabilità da parte della cancelliera Merkel sull'accoglienza dei richiedenti asilo. Ma in quel Partito Popolare Europeo è ospitato in pari tempo qualche indecente esempio di posizioni illiberali e perfino razziste. Nell'altro partito maggiore, quello socialista, si fanno ad esempio sentire, come sempre, i cronici alti e bassi del Labour Party britannico nel rapporto col processo di costruzione europea.
E se posso permettermi una breve digressione, osservo che non viene dal Partito Socialista Europeo il contributo che se ne potrebbe attendere per rivitalizzare un patrimonio di idee e di innovazione che è proprio della tradizione socialdemocratica ed è più in generale parte integrante della comune storia del progresso economico, sociale e civile del Novecento in Europa e in Occidente. Nel suo ultimo libro, il compianto magnifico storico Tony Judd scandì così il nucleo essenziale di quelle conquiste di cambiamento e di progresso. Cito: il compromesso keynesiano, il mercato regolato, la sinergia tra comunità, fiducia e impegno comune, le great societies. Non penso, nonostante la finezza dell'analisi, che possiamo considerare con Judd tutte quelle conquiste come, sue parole, il mondo che abbiamo perduto, azzerato dal cosiddetto neoliberismo negli ultimi decenni. E penso che nel tentare un bilancio di quel che è vivo e quel che è morto nella socialdemocrazia non vada ignorata la possibilità di vitali ripensamenti e ricollocazioni delle più avanzate esperienze del Novecento nell'attuale quadro internazionale. Possibilità offerta dalla prospettiva di uno sviluppo europeo sovranazionale. Riflettendo su questi temi, la sinistra europea incrocerà di nuovo il dibattito, non certo obsoleto, alla luce dei contributi di Sen, Rawls, Bobbio sulle questioni nodali dell'uguaglianza e della giustizia, da tempo particolarmente studiate e discusse in questa università, con il contributo sistematico e sempre in progress di Salvatore Veca. Ma torno, avviandomi a concludere, al filo del mio discorso. Ci sarebbe molto da guadagnare da un'effettiva europeizzazione della politica e dei partiti, e c'è da coltivare il primo seme, anche se solo un seme, della leale competizione elettorale tra i quattro partiti europei e fondamentalmente europeisti. Il primo seme è stato costituito nella primavera del 2014 dalla presentazione dei rispettivi candidati in vista dell'elezione del Parlamento europeo all'incarico di Presidente della Commissione europea. Come si vede da tutto quello che ho detto finora, il mio appello a una piena assunzione di responsabilità da parte della politica per l'ulteriore cammino dell'integrazione europea non si rivolge solo ai leader di governo e di partito nei paesi dell'Unione, si rivolge a molteplici soggetti. Certo, ai partiti innanzitutto, ma anche a varie componenti della società civile, tra le quali quelle direttamente interessate allo sviluppo della dimensione sociale, oggi palesemente insufficiente, del processo di integrazione. Detto questo, tocca tuttavia alle leadership dei governi nazionali e delle istituzioni europee dare ora il primo impulso rispetto ai dilemmi che sono sul tappeto. Il dilemma in particolare del confronto con la piattaforma referendaria delineata per il Regno Unito dal primo ministro Cameron. Una piattaforma che non chiama in causa soltanto quella grande nazione amica che vogliamo per molte buone ragioni storiche e ideali non veder staccarsi dal cammino unitario dell'Europa continentale. Una grande nazione che peraltro ha tenuto fin dall'inizio e ha a più riprese ribadito le distanze dal disegno di vera e propria integrazione lanciato nel 1950. Al di là di ciò, dicevo, viene in sostanza delineata da Londra l'ipotesi di una collaborazione regolata tra due Europe, una delle quali condivida con l'altra scelte già compiute in comune e alcuni pilastri condivisi, ma non una unione sempre più stretta, a cominciare dalla moneta unica e da tutte le sue implicazioni. Non occorre ripetere qui il lungo catalogo delle forme elaborate da varie parti fin da 25 anni fa per disegnare le soluzioni
che consentissero partecipazioni differenziate all'impresa europea. Basta sottolineare che con l'introduzione dell'euro e con le norme dei trattati sulle cooperazioni rafforzate, quella differenziazione è già stata accolta in linea di principio ed è divenuta operante. Abbiamo già l'Europa dei 19, quelli che hanno fatto ingresso nell'euro, e l'Europa dei 9. E l'una dovrebbe camminare con passo più limpido e rapido verso obiettivi che l'altra non intende condividere. La questione è tuttavia più complessa. Alla compagine attuale dell'Eurozona, salvo uscite e nuovi ingressi, omogeneità di intenti e sufficiente volontà politica comune per costituire il nucleo coerentemente integrazionista e sovranazionale dell'Europa intera, unita sì, ma in diversi gradi, e a partire da Germania, Francia e Italia, c'è determinazione condivisa e massa critica adeguata per procedere chiaramente alle decisioni che in molti invochiamo e che ho via via cercato di richiamare in questo mio intervento? Questi sono i dilemmi e sono seri. Discutiamoli a un livello alto di consapevolezza e nel rispetto delle diverse preoccupazioni e opinioni. Vedete, la preoccupazione di evitare forzature che possano creare strappi e risultare velleitarie ha guidato largamente nei passati decenni i comportamenti di uomini come Delors, di sicuro protesi verso l'integrazione sovranazionale dell'Europa attraverso successivi avanzamenti e lasciando al processo storico di compiere la sua soluzione. Ma possiamo oggi considerare ancora sostenibili un prudente gradualismo e un'incertezza sugli sbocchi cui giungere al ritmo di marcia che ormai appare indispensabile? Discutiamone e lucidamente, pur nel tumulto delle urgenze e di drammatiche insorgenze, e senza perderci nel tourbillon di consigli europei a getto continuo. Ce la faremo? Ce la possiamo fare? Cominciamo innanzitutto col diffondere più di quanto da tempo facciamo il senso del molto che abbiamo conseguito e costruito nella nostra Europa, e facciamola senza il complesso di apparire retori e passatisti, senza nulla concedere a qualsiasi tabula rasa populista. E cominciamo in pari tempo a rimotivare il progetto europeo partendo dalla realtà del mondo quale oggi si presenta e da un rapporto Europa-mondo da reinventare. Ma non fermiamoci qui, dominati dal senso delle difficoltà. Se davvero la prova suprema di vocazione e visione politica la si dà, sia individualmente, ed è stato il caso emblematico di Altiero Spinelli, sia in qualche modo su più ampia scala, se la si dà, ripeto, ritentando ogni volta l'impossibile, ebbene quello di un'Europa sempre più unita è precisamente l'impossibile che dobbiamo ritentare con tutte le nostre forze. E se si pensa, lasciate che concluda così, al mondo che cambia e ribolle attorno a noi, al mondo che ci ha trasmesso da Parigi il 13 novembre il suo più sinistro segnale, viene spontaneo chiedersi: Europa, se non ora, quando? Bravo.
che mi diceva prima che... Ogni tanto che mi ha visto in questi tavoli. No, no, no. Grazie. Prego. Si accomodi ancora. Grazie, grazie moltissime al presidente Napolitano per questa magnifica lezione, grazie per aver richiamato il tema cruciale delle migrazioni, un tema al quale, come ricordavo prima, questo Ateneo intende dedicare un studio approfondito nei prossimi anni, cercando di diventare punto di riferimento per una riflessione che deve diventare, può diventare, politica e impegno civile. Fuori da questo Ateneo consegneremo gli elementi perché l'Europa, che deve tenere questo punto nella sua agenda tra i primi, sappia affrontare questa emergenza nel giusto modo. Grazie per la precisione, la schiettezza, la forza di questo suo appello europeista. Anche qui lei sa che a Pavia c'è una forte, radicata tradizione di studi e di impegno su questo. Mi lasci ricordare solo il nome di Albertini, che è stato dell'impegno europeista un grande protagonista. Questa sua lezione ci trova quindi ammirati e in sintonia con i valori che ancora una volta ci trasmette con grande forza, con grande lucidità, e vorrei di nuovo quindi complimentarmi con lei, ora membro del corpo accademico dell'Ateneo Pavese, ringraziare tutte le persone che hanno voluto onorare questa cerimonia, esprimere a loro il più caloroso saluto dell'Università di Pavia e con queste parole dichiarare chiusa la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa. Permettetemi, si accomodi, onorosi in piedi, permettetemi, accomodatevi, di ricordare il programma del pomeriggio. Alle ore 15 in aula Foscolo è prevista la consegna delle medaglie teresiane e di benemerenza. Alle 16.30, sempre in aula Foscolo, la presentazione del nuovo volume di Album Studium Papiense, questo volume di bellezza anche iconografica veramente eccezionale. Glielo consegno e spero che qualcuno lo prenda in consegna, perché è veramente robusto sotto ogni aspetto. E questa pezzo della storia dell'università, un altro brano della storia dell'Università di Pavia, dovuto a una schiera di studiosi che sono coordinati dal professor Dario Mantovani. Spero che sia una lettura interessante, è appena uscito, non sono riuscito neanche a guardarlo io stesso. Quindi grazie di nuovo Presidente della sua presenza tra noi oggi, ancora grazie a tutti quanti per la vostra partecipazione e vi invito a partecipare al rinfresco che ho organizzato in aula di disegno.